Benvenuti, benvenuti ancora una volta su Fly Robby Fly Models, ancora una volta per una recensione di un casco della serie Valentino Rossi, tutti i miei caschi, dei bellissimi caschi scala 1.5 della Centauria per la Gazzetta dello Sport. E come vedete abbiamo l'uscita numero 72, è ancora nel suo impacchettamento, nel suo package, e diamo un'occhiata alla consistenza di questo impacchettamento, che sembra messo bene in questa parte, anche perché poi dovremo dare un voto, anzi non dovremo, daremo un voto e lo daremo al voto, daremo un voto complessivo su tutto quello che riguarda questo arrivo in edicola. Bene, il package è a posto, non ci resta che aprirla e però prima di farlo vi ricordo di mettere un like sotto questo video se e vi piacerà, di iscrivervi al mio canale e di pigiare sulla campanella, così avrete mie notizie ogni volta che farò una di queste cose. Benissimo, mi sono liberato del package, del cellophane, tutte queste parole straniere mi stanno un po' sui piedi, ma vabbè, dai, sono del suo impacchettamento, dai, ecco, mettiamola così. Quindi, come al solito, a destra c'ho il casco, a sinistra il fascicolo, mettiamo via il casco e cominciamo ad analizzare il fascicolo, che ha come al solito la stessa copertina, hanno tutti la stessa copertina, però ci dice che si tratta del casco che Valentino ha usato al Gran Premio d'Italia del 2010 ed è il numero 72. Andiamo all'interno e troviamo che il fascicolo è tenuto in nella sua forma originale da questo cartoncino, molto bene, questo depone a favore della Centauria che e della Gazzetta dello Sport, ovviamente, che ci tengono a mandare dei fascicoli ancora messi come si deve. Mettiamo via il tutto, andiamo nella seconda pagina, lo metto un po' più a vostro favore di camera. Nella seconda pagina troviamo il rimando, tutte le notizie sugli abbonamenti e sulla casa editrice, ma le lasciamo perdere perché tanto sono sempre gli stessi. E c'è di importante il rimando al prossimo numero, che sarà il casco pista GP RR del Gran Premio di Misano dell'Emilia Romagna, come vedete, del 2021, che prenderemo anche questo perché è un casco bellissimo, molto elaborato. Faremo il video anche di questo qui. Poi inizia il fascicolo, vedete, con l'analisi, i fascicoli sono fatti più o meno, sono metodici come me nel posizionare i vari oggetti. C'è un'analisi appunto di questo AGV GP Tech utilizzato nel Gran Premio d'Italia del 2010. Ecco, là non sono molto centrato, mi dicono, va bene così, un po' più centrato. Andiamo ancora nella pagina successiva e troviamo praticamente la descrizione delle varie grafiche create sempre dalla Drudi Performance, da Aldo Drudi, per Valentino, che hanno un significato ognuna, che non analizzeremo adesso in questo momento, ma andremo a vederle direttamente sul casco, così capiremo anche con quale abilità sono state riprodotte dalla Centauria. Andiamo oltre, c'è naturalmente come al solito una cronaca del Gran Premio d'Italia del 2010 e come vedete con la caduta di Rossi qua, che purtroppo ebbe anche delle conseguenze. E poi altre foto dove vediamo il dottor Costa, qui il dottor Costa che lo controlla e lo consola mentre viene portato via in barella con la gamba, mi pare, destra, fratturata con fratture multiple di vario genere. La pagina successiva ci mostra una foto di Dani Pedrosa con il titolo Orfani di Vale. Sinceramente io adesso non starei a leggere questa cosa, comunque diamo un'occhiata veloce. E poi
come al solito c'è una breve descrizione di come è la vita nel paddock con i piloti che con i loro rapporti interpersonali all'interno del paddock, dove ci sono altre foto di Valentino in varie situazioni. Benissimo, il fascicolo si chiude qui, andiamo a prendere il modello che è qua, lo troviamo qui, è sempre come al solito nel suo imballaggio plasticartonato, o preferite cartoplasticato, vabbè, come preferite voi. Allora gli diamo un'occhiata, tutto intorno, dietro non c'è nulla di rilevante, all'interno sembra che sia tutto a posto. Ora lo togliamo dalla sua custodia esterna e poi daremo un'occhiata da vicino a questo casco. Perfetto, abbiamo tolto la protezione esterna, siamo rimasti come vedete col casco e la teca, abbiamo sganciato anche la teca perché così non perdiamo tempo a farlo durante il video, la tolgo subito, quindi la teca è come al solito piuttosto resistente agli urti, quindi è abbastanza protettiva. E qui abbiamo il casco, finalmente, eccolo qua, il casco di Valentino al Mugello del 2010, come è scritto nella base, vedete 46 Mugello 2010. Bene, questo casco come vedete ha serie di disegni fatti da Drudi che hanno come al solito raccontano una storia, cominciando dalla parte alta, dalla calotta, dove c'è rappresentato un Jolly Joker, cioè una carta da poker, le varie carte che lo contornano, vedete tutti gli assi, il poker di assi, e ve lo metto un po' più vicino così lo vedete, questo qui è naturalmente il Joker, qui vediamo l'asso di cuori, l'asso di fiori, l'asso di quadri e l'asso di picche. Qui al centro invece vedete lì in quella posizione c'è il simbolo della Yamaha, che praticamente è al centro dei pensieri di Valentino. Valentino sta lottando per il mondiale e non sa che in questa gara avrà un bruttissimo incidente che lo metterà fuori per un bel po' di tempo. Naturalmente Joker ha tutti il berretto a sonagli, vedete qui ci sono i vari sonagli, e praticamente è tenuto in campo bianco perché qui ci sono i contorni della carta da gioco, vedete questi qui sono i quattro contorni circolari che delimitano la carta da gioco. Sul lato qui troviamo per l'appunto il simbolo della firma della Drudi Performance e lo troviamo anche sull'altro lato. Poi ecco, lo rimetto al centro perché altrimenti descrivendolo ho tendenza ad andare fuori. E continuando verso la parte anteriore troviamo naturalmente lo shield e la visiera e con l'adesivo della tribù dei Chihuahua, quella non manca mai, la tribù. E la parte anteriore è nera di sfondo. E a sinistra troviamo il sole, vedete, il sole ovale perché deve praticamente farlo rotondo, non era possibile in questa posizione, con i vari raggi che svolazzano di qua e di là. E a sinistra, questa è la parte destra del casco, e alla sinistra del casco c'è la luna, cioè i due lati del carattere di Valentino. Nella mentoniera c'è il simbolo della Monster e l'adesivo della AGV, che è la ditta costruttrice di questo casco. Sulla visiera troviamo a sinistra ancora il simbolo della Monster, la tartarughina con le ruote, ve la avvicino così la vedete, eccola lì, vedete? Praticamente è lì quella. E sulla destra del casco sempre il simbolo della Monster speculare all'altro. Ora andiamo nella parte
latero posteriore, sinistra, con il simbolo, di nuovo questa volta l'adesivo grande della GV, grazie, c'ho l'aiutante perché altrimenti con una mano impegnata col laser non riesco a girare il casco. Lo sfondo della calotta medio-alta del casco è in colore blu scuro che sfuma verso l'azzurro, vedete? Ve lo metto più vicino così lo vedete meglio, forse riesco a metterlo anche a fuoco. Perfetto, vedete che sfuma verso l'azzurro con tutti dei ghirigori artistici molto belli. Questo motivo impegna tutta la parte centrale praticamente della calotta. Comunque, continuando verso il posteriore, troviamo Cecilia e Cesare, i due bulldog di Valentino, che giocano a carte, vedete? Stanno giocando a carte, anche loro. Questo qui è un casco tutto fatto sul gioco del poker. E nella parte inferiore invece troviamo il tricolore della bandiera italiana col 46, identico a quello che c'è sulla tabella del numero della Yamaha M1 di Valentino. Andiamo nella parte destra, che è speculare all'altra ovviamente, e troviamo appunto il simbolo della GV e ritroviamo il sole nella parte bassa. Ora mettiamo via il laser per il momento, il laser di puntamento, e diamo un'occhiata, vi faccio vedere ve lo metto a fuoco bene e ve lo ruoto piano piano. Tra l'altro noterete che ho messo i guanti blu Yamaha per rimanere in tema, giusto così, una finestra che faccio notare a chi di voi non l'aveva notato. Questo è il blu Yamaha in onore di Valentino. Ecco qua. Il casco naturalmente ha le prese d'aria per... a cipicchia vado sempre fuori dall'immagine perché sono molto vicino alla telecamera. Le prese d'aria per la ventilazione interna. Qui vediamo gli sfoghi posteriori, si vedono perfettamente. Lo ruotiamo piano piano, vedete? Eccolo qua. Qui siamo nella parte sinistra, rivediamo la luna, il suo caratteraccio lunare. Qui andiamo nella parte frontale e ritorniamo nella parte superiore dal jolly, che è naturalmente il fregio più artistico che c'è in questo casco. È bellissimo, è fatto molto bene, è riprodotto molto bene. E naturalmente maschera molto bene anche le due prese d'aria che ci sono sulla fronte, che adesso ve le mostro e ve le indico col laser perché forse non si vedono bene. Ecco, questa è una e questa è l'altra, vedete? Eccola lì. Bene, adesso andiamo a provare se funziona lo shield. Eccolo qua che funziona. Ed andiamo anche a togliere, se ce la facciamo. Ai ai ai, no, non ce la facciamo. Qui si rischia di... No, ce la facciamo, eccolo qua. Abbiamo tolto il casco, che diamo un'occhiata anche all'interno. All'interno abbiamo, come vedete, tutta l'imbottitura del casco riprodotta benissimo. E l'avevo messo bene prima, non capisco perché adesso l'ho mosso, a cipicchia me. Vabbè, pazienza. Comunque la parte frontale è lì e qui ci sono le varie, no, niente, ci vuole qualcos'altro che non va bene il caso. Facciamo così, ecco, vedete la parte frontale e i cuscinetti laterali sono tutti riprodotti perfettamente in quella posizione là. Adesso scusate, ma sono costretto a maneggiare questo aggeggio con una certa perizia. Ecco, lì abbiamo la maschera antiappannamento del casco, vedete? Forse la vedete, ve la metto un po' più a favore di camera, eccola, la vedete?
lì, perfetto, e la guardiamo anche dal davanti, che è qui, e qui lì si vede appunto la piccola gobba che è praticamente sopra il naso del pilota, vedete? Perfetto. E io penso che la descrizione sia più che esaustiva. Il casco è fatto perfettamente. Qui lo shield si chiude ottimamente. Sono molto mascherate anche le viti a stella, le vitine a stella che servono come pivot per lo shield in questo modello. Sono mascherate molto bene, quindi anche questo è un punto a favore di questa realizzazione. Ora lo rimettiamo al suo posto, con calma. Eccolo qua. Ed è ritornato al suo posto. Questo casco, secondo me, è fatto benissimo. Tra l'altro, anche la parte centrale di congiunzione delle due calotte si vede pochissimo. Sembra che la Centauria abbia ascoltato tutte le mie critiche, naturalmente positive e costruttive, che io ho fatto a questa cosa. Non credo, naturalmente, non sono così presuntuoso, però insomma sembra quasi che mi abbiano ascoltato e hanno cercato di mascherare meglio questa giunzione, e qui è mascherata benissimo, devo dirlo. Vedete, anche nella parte frontale è sopportabile la cosa. Se uno non va proprio lì con la lente di ingrandimento a vedere, visto da un mezzo metro, ma anche più vicino, perché io sono circa 30 cm massimo, non si vede. Bene, mettiamo giù il casco, lo rimettiamo nella sua teca. Ecco fatto. Ecco fatto, ecco, così è protetto. E a questo punto lo riposizioniamo al centro del fascicolo, con tutte le descrizioni che ci sono di questo casco. A questo punto io considero chiuso questo video, questa recensione. Naturalmente, come al solito, io do dei voti. Nella fattispecie li do al package, al fascicolo, alla teca e al modello. In questo caso, alla Centauria e alla Gazzetta dello Sport, in questa uscita e col modello che ho io in mano, e perché i miei voti sono sempre riferiti al modello che ho in mano, quindi non mi ritengo responsabile di eventuali problemi o danni delle altre migliaia e migliaia di caschi prodotti dalla Centauria, ma quello che ho in mano merita 4-9. 4-9 pieni, perché questa uscita è bellissima, fantastica. Complimenti alla Centauria in questo caso. Ok, come dicevo, io sono arrivato alla fine. Vi ricordo di mettere un like se vi è piaciuto questo video, di iscrivervi al mio canale e di pigiare sulla campanella, così avrete mie notizie ogni volta che farò una di queste performance a Cipicchia. Io sono felicissimo e vi ringrazio di avervi intrattenuti fino ad ora. Lo dico a coloro che sono rimasti qui, che saranno probabilmente due o tre. Quindi grazie di essere rimasti con me. Vi ricordo che io sono il Roby. Questo è il canale Roby Fly Models. E vi saluto tutti e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!